Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, in questo video velocissimo, spero di fare un video velocissimo, andremo a vedere due pacchi che mi sono arrivati. Ragazzi, devono arrivare tantissimi nuovi prodotti da mostrarvi. Allora, nel concreto non so di preciso in questi cosa ci sia, perché aspetto tante cose. E ora scopriremo cosa abbiamo. Dual power. Ah, ho capito. Allora ragazzi, questa è una nuova collaborazione del canale con lo sponsor Dali BMS. In confezione abbiamo queste che sono le stanfette di montaggio, questi che sono i cavi, ok, uno per ogni display, e qui ragazzi miei abbiamo il display touch che si interfaccerà con la nostra BMS Smart. Allora andiamo ad aprire, ragazzi, ne apro uno solo per farvelo vedere e poi andremo sopra a montarlo sulla BMS. Guarda un po', bellissimo ragazzi, stupendo. Io già uno di questo ce l'ho montato sul mio monopattino elettrico, perché ovviamente l'ho modificato, ho cambiato BMS, ho messo una BMS Smart e gli ho messo questo, dove ho tutti i dati in tempo reale del pacco batterie, tensioni, correnti, assorbimenti, livellamento, cella per cella il voltaggio, eccole qua. Sotto trovi in descrizione il link diretto con lo sconto riservato ai miei fans dallo sponsor. E poi andiamo ad aprire questo. Questo ragazzi è un componente molto importante del nostro impianto fotovoltaico off-grid. Eccoli qui. Come sapete, eccolo qui, io sto costruendo il mio impianto solare fotovoltaico off-grid. E questo colosso ragazzi, enorme, ragazzi, me lo aspettavo molto più piccolo. Sempre sotto in descrizione il link. È un contattore, ragazzi, una bestia enorme. Guarda qui, guarda qui. Questo ragazzi servirà per poter in maniera automatica sezionare, aprire, chiudere la linea di alimentazione della nostra abitazione. Per esempio, se gli inverter vanno in blackout per qualsiasi motivo, c'è un problema, si spegne l'inverter, tu non resti senza luce, ma lui immediatamente farà boom. Facendo così, cosa succede? Passa con la luce dell'ente nazionale, ok? Con l'ente energetico. Questo comunque può essere utilizzato in qualsiasi impianto dove ci sono due ingressi, due uscite, o come nel mio caso che le uscite andranno connesse in parallelo, andremo a mettere questo con questo, ok? Ponticellate le uscite, perché appunto entrambe vanno sull'impianto. Questo è il modello più grosso, cari ragazzi, è da 63 ampere. Ragazzi, l'ho sovradimensionato perché non arriveremo mai a questo amperaggio, ma siccome il prezzo era buono, ho preferito stare un po' su con le portate. Esiste il modello da 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25, 32, 40, 50. Corrente alternata.
230 volt, 50-60 Hz, o meglio, qua scrive solo 50 Hz, però comunque va bene uguale. E poi qua ci sono gli standard di garanzia, di costruzione, dual power, eccolo qui. Questo in automatico internamente ha un motore che girerà il contatto, pum, pam, pum, pam, e abiliterà questa o questa porta. Si fissa al muro tramite 1, 2, 3 e 4 quattro fori. Ragazzi, guardate, mi è arrivato tutto ammaccato. Non va bene, qui è da sistemare con una pinza. Questo è la struttura in ferro. Ok, il mio prossimo lavoro sarà andare a montare questo, ma lo vedremo in un prossimo video. Ragazzi, per questo video velocissimo, unboxing e tutto, iscrivetevi al canale se volete vedere questo o questo in fase di test e montaggio. Seguimi anche su TikTok, abbonati per consulenze, io sono un consulente energetico, iscriviti. Email sotto in sovraimpressioni, anche sotto in descrizione. Ciao belli, al prossimo video.